facciamo la nostra rubrica Cosa pensano i bambini, però questa volta dell'amore. Sei fidanzata? Non lo so, neanche. Sì, io so anche di chi, Cosa? So anche di chi sei fidanzata. Lo so neanche. Ok, state per mettervi insieme, però manca tanto così per metterli insieme. Dea. Oh, Dea ha fatto anche un disegno sul canale Nikita. Ok, vediamo. Lo facciamo vedere. Io l'ho gamba addormentata. L'ho fatto io, non sarò, vabbè, non sono proprio un artista, però... Cos'è questa U? Brava! Sei fidanzata con qualcuno? Ero sposata col mio gatto, però adesso ci siamo lasciati. Una storia molto intensa, però per il resto non sono fidanzata con nessuno. Quanti figli vuoi avere? Bella domanda! 5! Ma se quanti figli vuoi avere? Non puoi dire 0. 1 è già tanto, però mi vanno bene 2. Adesso abbiamo qui Enzo. Parliamo dell'amore. E la fidanzata? No, avevo. Ma è mollato? È mollato? No, è partita dalla scuola. Non ti volevo più. Ma deve essere il ragazzo perfetto per te. Io lo voglio con la Ferrari. Miliardario. Non miliardario di me. Milionario ti va. Milionario? No. Miliardario? No, miliardario. Voglio che ha la giacca di pelle nera. Nera. Capelli marroni col ciuffo. Gli esce sempre il muco. Scherzavo. Lo voglio poi con la maglietta nera, pantaloni jeans neri. Che jeans, Com'è il ragazzo perfetto per te? Come potrei rispondere? Visto che ti piacciono i gatti, è difficile. Beh, sì. Il gatto. I gatti sono... Lui! Sarebbe il mio fidanzato perfetto, però sinceramente non so che cosa dire, quindi dirò una palla. Deve essere biondo, alto, basso, ricco. Deve essere basso, deve essere basso perché io sono bassa, quindi e almeno sembro più alta. Non sei bassa tu, No. Deve essere ricco, deve avere una bella macchina. Cosa? Non deve essere ricco perché non so perché, ma non mi stanno molto simpatiche le persone ricche, non so. Troppo ricche. Qual è la ragazza perfetta per te? Una bella domanda. Non lo so. Ti piace alta? Alta. Ricca, povera. Brutta, con il naso lungo 34 metri. Come la vuoi? Normale. Come è fatta? Bionda. Normale. Che colori i capelli? Bionda. Bruna. Quanti fidanzati si possono avere contemporaneamente? 0, 1. Quanti fidanzati si possono avere nello stesso momento? 2, perché uno è uno, o se ti stanchi poi lo lasci e hai l'altro. Quindi, ma sei impazzita! Lo politicano, uno si ammazza e l'altro rimane sparato. Tu non lo vuoi, lo porti nella centrale di polizia. Eccola. Quante fidanzate si possono avere contemporaneamente? Bella domanda. Io so quante. Una. Bravo. Quando pensi di sposarti? Aspetta, sigla! A 21 anni, okay, più o meno, cose del genere. 21 anni? Cose giovane! Sì, perché mia mamma si è sposata a 18. Quanti figli vorresti avere? Allora, senza contare i gatti, io uno. O due. Alla prossima puntata! Scrivete nei commenti che domande mi consigliate. Se mi vedete un po' per col singhiozzo. Yeah! Ha avuto troppo succo, troppe brioche.